questa pizza nasce dalla, diciamo, dalla tradizione culinaria contadini, dei nostri contadini, che era la classica, il classico panino, diciamo, col pane, la frittata fatta con asparagi e cipolle. E l'ho voluto un po' rivisitare, quindi ho fatto una crema con i gambi degli asparagi, poi sopra ci ho messo le punte degli asparagi sbollentate, così ad insalatina, poi la cipolla, che adesso la vado a mettere, l'ho fatta in agrodolce, questa, poi ci ho messo delle frittate fatte a listarella piccoline che stanno sulla base della pizza. E questa, diciamo, è un po' la pizza, della realizzazione del pane con la frittata dei nostri contadini. Ridiculous, without even trying, how do they do this? It's 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power. Salve amici e amiche di Verano News. Allora, oggi ci occupiamo della nostra rubrica Conosciamo, in cui andiamo a conoscere un po' le aziende che lavorano nel nostro territorio dell'Alto Casertano. Oggi siamo a Pietramelara, siamo venuti a trovare il locale Route 66. Siamo qui con il gestore Cosimo Chiodi. Ciao Cosimo. Salve, buonasera. Senti, volevo sapere da te, quando nasce il Route 66? Il Route 66 nasce circa 2 anni fa, con una scommessa, e proviamo a fare questa, a prendere questa strada e vediamo che cosa ci esce. Piano piano che facevo questa strada, mi sono reso conto che mi piace sempre di più. Allora mi sono, come giusto sia, dall'inizio cerco sempre di migliorare, e mano a mano cerco sempre di migliorare. Senti, come è avvenuta invece la tua formazione professionale? Come hai imparato poi a fare il mestiere del pizzaiolo? Io, a dire la verità, sono stato 1 mese e mezzo, quasi 2, sotto un mastro pizzaiolo, che lui non si occupava solo di pizza, anche di ristorante, di questa roba qua. Io ho fatto 1 mese e mezzo, dopo 2 mesi sono partito per l'America, perché cercavo una via di fuga da questo sistema che non dà lavoro ai giovani qui in Italia. Andando in America mi sono reso conto che comunque è una bella nazione e tutto, però giustamente è difficile fare le carte per lavorarci. Tornando in Italia, insieme a mia mamma, che mia mamma ha fatto comunque 10 anni, 15 anni di esperienza negli ristoranti, abbiamo deciso di intraprendere questa strada, di aprire una pizzeria, rosticceria, pizzeria pub, diciamo. Senti, ma infatti volevo sapere un po', come lavorate? Perché oltre a essere pizzeria, comunque avete un bel menù molto ampio. Sì. Noi lavoriamo come pizzeria pub, perché ai clienti offrire solo una cosa non è giusto. A me mi piace variare, offrire panini, piedine, insalate, alcune tagliate di carne, alcune volte, e fare anche delle feste, tipo come l'Ottoberfest, che a me mi viene molto bene, perché abbiamo prodotti tipici tedeschi. La pizza gourmet, grazie a mio cugino Agostino, che lui da 5 anni ha fatto esperienza in un grande ristorante a Puglianello, i Fori di Baroni, grazie a lui, che lui è stato dentro, abbiamo unito un piatto con la pizza, abbiamo unito 2 tipi di cucina diverse nello stesso unico piatto. Siamo con Agostino Vessella, anche lui pietramelarese, giusto? Certo, buonasera. Buonasera. Pietramelara, e diciamo che sono 5 anni che sono nel mondo della ristorazione, anche dopo aver fatto le scuole, e ho iniziato questo mondo da 5 anni, dove ho avuto la fortuna che, seguendo un bravissimo chef Raffaele Daddio, mi sono imparato questa cucina gourmet, e quindi grazie a Cosimo che ha dato anche l'opportunità questa sera di fare questa pizza gourmet, che è un incrocio dalla pizza, dall'evitazione della sua pizza che è leggera, e poi mette questi prodotti equilibrati sopra, rivisitati dalla tradizione della pizza che vi ho appena spiegato, diciamo. E quindi lascio questa pizza gourmet. Senti, tu prima ci hai fatto assaggiare una pizza spettacolare, abbiamo assaggiato una pizza con delle cipolle, degli asparagi, della frittata, veramente, amici, veramente molto 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 buona. Per questa sera che altre pizze proporrete al pubblico del Route 66? Un'altra delle pizze che abbiamo fatto, proprio per la stagionalità delle pizze, che è periodo di fave, abbiamo fatto una pizza con le fave, con del pecorino e poi della pancetta rotolata tradizionale proprio di Pietramelara, che fanno i nostri macellai ancora oggi. Poi l'altra pizza, abbiamo fatto la pizza più dei prodotti più innovativi, con del pienello giallo e della burrata, un'altra pizza gourmet. Allora, amici e amiche di Verano News, veramente è la prima volta che mi trovo a fare un'intervista con l'acquolino in bocca. Faccio un grande complimento sia a te sia a Cosimo.
Veramente mi piace molto questo abbinamento tra la pizza, che è un prodotto campano, però con questi abbinamenti, con questi condimenti dell'Alto Casertano sono veramente, veramente molto interessanti. Allora, amici, vi do appuntamento al Route 66. Grande serata, grandi chef, vera nonnissima. Percent pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember.